Un triangolo rettangolo, ABC, ha i cateti AB e AC che misurano rispettivamente 15 e 20. Posto il triangolo in un opportuno sistema di riferimento cartesiano, rispondiamo alle seguenti due domande. Domanda A. Calcola le coordinate del baricentro G, del circocentro D e dell'ortocentro H. Domanda B. Verifica che i punti G, D e H sono allineati determinando l'equazione della retta di allineamento. Dunque, è un problema abbastanza insolito rispetto agli altri, nel quale ci dicono di considerare un triangolo rettangolo ABC. Ovviamente, io direi di andiamo a disegnarcelo un attimo da parte. Lo disegniamo in questo modo. Dunque, se ci dicono che il triangolo rettangolo ABC ha i cateti AB e C, significherà che qua questa lettera sarà, il vertice, questo vertice sarà il vertice A e questi B e C. Vedete che i cateti, quindi ovviamente in questo caso, da quello che ci dice il testo, il triangolo rettangolo per ipotesi deve essere rettangolo in A, l'ipotenusa deve essere BC. Ma allora come facciamo? Ci dicono che AB è 15 e AC è 20, dunque per prima cosa mi andrei a determinare l'ipotenusa applicando banalmente il teorema di Pitagora. Andiamo a calcolare, scriverei che BC, per il teorema di Pitagora, è la radice quadrata di AB al quadrato più AC al quadrato, ovvero in questo caso la radice quadrata di... Dunque, il quadrato di 15 è 225, il quadrato di 20 è 400. Se andiamo a fare 400 più 225, otteniamo la radice quadrata di 625, che è 25. 25 è la misura dell'ipotenusa BC. La domanda a questo punto è, ho capito, ma come facciamo a calcolare le coordinate del baricentro G, del circocentro D e dell'ortocentro H? Tenendo presente che il triangolo è rettangolo, quindi vi ricordo che in un triangolo rettangolo, vabbè, il baricentro si determina con la formula classica, il circocentro è il punto medio dell'ipotenusa. Attenzione che l'ortocentro, punto di incontro delle altezze, coincide con A, il punto in cui il triangolo è retto, il punto in cui il triangolo è rettangolo. Quindi per questo non c'è problema. Però i quadri 3 punti, come li tiriamo fuori? Perché noi abbiamo le misure. Ci dice però il testo, attenzione, di posto, la frase dice posto il triangolo in un opportuno sistema di riferimento cartesiano. Il che vuol dire che, visto che ci dice un opportuno sistema di riferimento cartesiano, io l'unica cosa che potrei fare, qual è? È ipotizzare, guardate, che il vertice B coincida con l'origine. Cioè potrei tranquillamente ipotizzare di inserirlo in questo modo, dove questa è l'asse X e questa è l'asse y, vedete? Quindi B posso dire che ha coordinate 0, 0. Questo lo posso dire, va bene? Di sicuro questo. Poi non solo, ma posso anche determinare le coordinate di C, perché se tutto BC è 25, io vi ricordo che un punto che giace sull'asse dell'X ha coordinate x 0, quindi sicuramente ha ordinata nulla e ascissa per x. Questo è 0, 0. Questo chi sarà? Beh, se questo ovviamente è 25, le coordinate di C saranno 25 e 0. Non so, ma so una delle due coordinate anche del punto A. Perché? Beh, perché? Allora, non le so entrambe per adesso. Potrei determinare una delle due coordinate determinando l'altezza relativa all'ipotenusa di questo triangolo rettangolo in A, AH. E andando a eguagliare le due formule dell'area. Dunque io so che l'area di un triangolo rettangolo, per definizione, è cateto per cateto diviso 2, perché è base per altezza diviso 2, quindi sarà AB per AC tutto fratto 2, dove AB e C li conosco, perché ho che questo sarà 15 moltiplicato 20 diviso 2, ovvero 20 mezzi è 10, 10 per 15 è 150. L'area è 150, ma l'area di un triangolo rettangolo, se H è l'altezza relativa all'ipotenusa BC, può anche essere scritta come base, in questo caso BC, per altezza AH, diviso 2. Oh, ma la misura dell'area ce l'ho, è 150, è uguale
BC ce l'ho e 25, per H che sarà la mia incognita, tutto fratto 2. Moltiplicando per 2 entrambi i membri, ok, il doppio di 150 è 300, 300 è 25 per H, e questo è un modo. O andando a dividere entrambi i membri per 25 trovo la misura di H, lo scrivo qua. Chi è H? H è 300 su 25, che fa 12. Ma guardate un attimo, secondo come l'ho inserito, nel modo in cui l'ho inserito in maniera opportuna nel sistema di riferimento cartesiano, questo triangolo rettangolo, avrò che di sicuro le coordinate di A non le conosco entrambe, ma ne conosco uno, conosco l'altezza, perché se questa è H avrò che l'ordinata di A chi sarà? Beh, se H è 12, questa è 12. Quindi ho che A, il terzo e ultimo punto, avrà coordinate X con A che non conosco è 12. Domanda a questo punto, ma ho capito, ma come faccio a determinare l'ascissa di A? Bene, posso però sfruttare un altro dato importante. Posso andare a imporre una condizione fondamentale di triangolo rettangolo. Cioè posso dire che, guardate un attimo, la retta contenente il cateto B è sicuramente perpendicolare alla retta contenente il cateto C. Quindi posso ragionare in termini di coefficienti angolari, visto che conosco sia il punto B che il punto C e diciamo una parte del punto A. Cioè in pratica qual è l'equazione? Posso dire che M di AB è pari a meno 1 su M di AC. Che cos'è? È che se due rette sono perpendicolari hanno il coefficiente angolare l'uno l'antireciproco dell'altro. La retta B è perpendicolare alla retta C, perché parliamo di due cateti, e quindi per forza il triangolo rettangolo in A, e quindi sicuramente. Dunque M di AB lo posso subito determinare. Chi è M di AB? Dunque M di AB per la formula dai due punti, come si determina il coefficiente angolare? Si determina come y di B 0 meno y di A 12 diviso x di B 0 meno x di A. Meno diviso meno fa 12, supponendo x con A, x di A diverso da 0, o che m di AB è 12 fratto x con A. Ora, calcoliamo anche m di AC. Avete visto? È così che sì, io lo risolverei questo problema. M di AC adesso, chi è? Y di C meno Y di A fratto X di C meno X di A. Dunque Y di C abbiamo che è 0 meno Y di A è sempre 12 diviso X di C è 25 meno X di A. Quindi questo M di AC è meno 12 fratto 25 meno X con A. Ma meno 1 su M di AC vuol dire ribaltare, quindi scrivere 25 meno X con A diviso meno 12 cambiando di segno, quindi sarà 25 meno x con a diviso 12, perché c'è un meno davanti. Allora risolviamo questa equazione nella quale, vedete, l'incognita è una sola, ovvero x con a. Determinato x con a possiamo tranquillamente rispondere alle domande, cioè baricentro, circocentro, che non è altro che il punto medio dell'ipotenusa, visto che tratta di un triangolo rettangolo, e l'ortocentro, il punto d'incontro delle altezze, che non è altro che il punto A in questo caso. Quindi determinato A avremo finito. Ora andiamo a questo punto a risolvere questa equazione andando a incrociare 12 per 12, che è 144, è uguale a 25 per x con a meno x con a per x con a e un meno x con a al quadrato. Portando questi due termini, ovvero 25 x con a e meno x con a al quadrato, a sinistra, otterremo un'equazione di secondo grado nella variabile x con a, del tipo x con a al quadrato meno 25 x con a più 144 è uguale a 0. Dunque attenzione, perché io risolverei applicando la formula risolutiva scrivendo che x con a è pari a meno b, quindi 25 più o meno, vi ricordo che abbiamo fatto prima, 25 al quadrato è 625 meno 4ac, 4 per 1 4, dobbiamo fare 4 per 144. Dunque se andiamo a fare viene un 4 per 4 che fa 16, 16 con il porto, 6 con il porto di 1, 4 per 4 16 è 1, 17, 7 con il porto di 1, 4 meno 4 è 1, 5, viene 576, 4 per 144, diviso 2A che è 2 per 1, 2. Se andiamo a fare questo conto, otteniamo, guardate, un 49, 625 meno 566 è 49, la legge di 49 è 7, quindi si trova che x con A è uguale, attenzione, a, cancelliamo,
scriviamolo qua. Ovviamente verranno due valori di Sonae, ne prenderemo quello che a noi ci interessa. I Sonae 25 più o meno radice di 49 come metro e 7, tutto diviso 2. Dunque 25 più 7 è 32, che diviso 2 fa 16. 25 meno 7 fa 18, che diviso 2 fa 9. Dunque, prestiamo attenzione, due possibili sono i valori di Sonae. Quindi abbiamo un punto A che avrebbe coordinate 16, 12, un punto A che avrebbe coordinate 9, 12. Ma dal momento che, dalla figura che abbiamo fatto, prendiamo il secondo, visto che comunque C ha coordinate 25, 0. E quindi, nel nostro caso, prenderemo chiaramente il caso di... per quale motivo? Perché se prendessimo il primo non verrebbe, in questo caso, non ci verrebbe a B che è 15. Solo con A 9,12 ci viene a B 15, quindi basta fare la prova, fate la prova, non ci viene a B uguale 15 se pongo A di coordinate 16,12. Quindi ho che A, in questo caso, ha coordinate 9,12. E guardate, infatti, 9 meno 0,9 al quadrato fa 81. Se faccio, facciamo la prova, a B, che deve essere 15, è un 9 meno 0,9 al quadrato fa 81, più 144, ovvero viene in effetti un 225. 1 più 4, 5. 8 più 4 fa 12, 2 con il porto di 1. 1 più 1, 2. E in effetti la radice di 225 è 15. Se avessimo messo 16, 12 non sarebbe venuto a B pari a 15, come ci dice per ipotesi il testo. E quindi queste sono le coordinate. A questo punto il problema è assolutamente in discesa. Perché adesso... Dunque, intanto cancelliamo la figura qua. No? E la andiamo a rappresentare nel nostro piano di geometria. E già possiamo dire che... Allora, ci parlano di baricentro G. Dunque, il baricentro G è molto facile determinarlo perché applichiamo la formula. Vi ricordo che l'ascissa del baricentro è l'ascissa di A più l'ascissa di B più l'ascissa di C diviso 3. Abbiamo ampiamente dimostrato queste formule. L'ordinata del baricentro G sarà l'ordinata di A, quindi Y di A più Y di B più l'ordinata di C diviso 3. Dunque, nel caso specifico, andiamo a fare i conti. Allora abbiamo che x con A è 9, x con B è 0, 9 più 0 è 9, 9 più 25 è un 34, viene fuori un 34 terzi. Vediamo l'ordinata, viene un y di A che è 12, y di B è sempre 0, B è l'origine, 12 più 0 fa 12, 12 più 0 fa sempre 12, 12 terzi è un 4. Quindi G ha coordinate 34 terzi e 4, no? Dunque 34 terzi è un 11, qualcosa, quindi in effetti ci siamo assolutamente, visto che l'altezza di A è 12. Eccolo lì il baricentro G di coordinate 34 terzi e 4. Per determinare il circongiungo, vi ricordo che il baricentro è il punto d'incontro delle mediane, il circocentro è il punto d'incontro degli assi, il l'ortocentro è il punto di incontro dell'altezza. Allora, possiamo però dire che il circocentro D, così ce lo indica il testo, sì, è il punto medio dell'ipotenusa, quindi è il punto medio di BC. Quindi basterà fare 25 più 0 che fa 25 diviso 2, 25 mezzi, e 0 più 0, 0 diviso 2, 0. 25 mezzi 0 sono le coordinate del circocentro D. L'ortocentro H, punto di incontro dell'altezza, nel caso in cui il triangolo sia rettangolo, vi ricordo che il circocentro è così e l'ortocentro è così solamente perché il triangolo, per ipotesi, è rettangolo. In questo caso coincide con il vertice nel quale il triangolo è rettangolo, quindi non è altro che A. 9, 12. Abbiamo pertanto risposto a tutte le domande. E allora dobbiamo dimostrare nella domanda B che G di H sono allineati. Se indichiamo con G le coordinate X, Y, D, X con 1, Y con 1 e H, X con 2, Y con 2,
basterà applicare la formula di allineamento tra tre punti, ovvero x meno x con 1 fratto x con 2 meno x con 1 è uguale a y meno y con 1 fratto y con 2 meno y con 1. Poi ci chiedono anche di calcolare l'equazione della retta di allineamento, quindi quella retta basta prendere due punti e calcoliamo la retta che passa per due punti scelti, ad esempio, non so, prenderemo G e D, per esempio. Dunque, x è 34 terzi, meno x con 1 è 25 mezzi, diviso x con 2 che è 9, meno 25 mezzi, uguale a... Dunque, y è 4. Y con 1 è 0, quindi 4 meno 0, fratto y con 2 che è 12, meno 0. Allora, facciamo i conti. Qui abbiamo questa è la linea di equazione fondamentale. Qui abbiamo un minimo neutro che è tra 3, 2 e 6. Diviso 3, 2, 2 per 34 è un 68, meno 6 diviso 2, 3, 3 per 25 è un 75. Anche qui facciamo un minimo neutro che è ovviamente 2. 2 per 9 fa 18, 18 meno 25. Qui è molto più semplice. 4 meno 0, 4, 12 meno 0, 12. 4 dodicesimi è un terzo. Ci deve venire ovviamente un terzo anche dalla parte sinistra. Vediamo se viene un terzo. Se viene un terzo vuol dire che appunto i tre punti G di H, rispettivamente baricentro, circocentro e ortocentro, sono allineati. Allora facciamo i conti qua su. Direi di... Dunque, 68 meno 75 è un meno 7 sesti, 18 meno 25 è un meno 7 mezzi. In effetti, 7, 7, 7 vanno meno 10 meno più, viene un 2 sesti uguale un terzo. 2 sesti uguale un terzo, ovvero in effetti un terzo uguale un terzo. I tre punti G di H sono pertanto allineati. E allora calcoliamo l'equazione di questa retta di allineamento prendendo ad esempio. Riscriviamo questa formula, che è sempre la stessa, ovvero y meno y con 1 fratto y con 2 meno y con 1, si possono invertire i due membri, è la stessa cosa, uguale x meno x con 1 fratto x con 2 meno x con 1. Se vogliamo fare, lasciare così le ipotesi, diciamo la retta che passa per d e h, quindi avremo che y meno 0, ordinata di d, fratto 12 meno 0 è certamente pari a x meno x con 1, quindi x meno 25 mezzi fratto 9 meno 25 mezzi. Allora, y meno 0 fa y, 12 meno 0 fa 12, quindi viene y diviso 12 è uguale a, lì viene un 2x meno 25 diviso 2, tutto diviso un 18 meno 25 diviso 2, avendo fatto sia sopra che sotto un minimo banalissimo minimo conosciuto, 2 e 2 se ne vanno, otteniamo in pratica che y dodicesimi è uguale a 2x meno 25 tutto fratto meno 7, 18 appunto meno 25. Andando a incrociare otteniamo che y per meno 7 è uguale a 12 per 2x meno 25. Otterremo la retta di allineamento, la indichiamo con R. Meno 7 per y è un meno 7y che va eguagliato a 2x per 12 è un 24x. Dobbiamo fare un, facciamo 25 per 12, 25 per 12 fa 300 effettivamente. E allora viene che meno per più meno viene un meno 300. Portando meno 7y dalla parte destra, ecco che in effetti otteniamo. E cambiando il disegno, chiaramente otteniamo la retta R, l'equazione in forma implicita cartesiana della retta R, che vale, retta di allineamento, 24x più 7y meno 300 uguale a 0, che in effetti è proprio il risultato che compare nel testo. Ecco risolto anche questo problema.